Sono arrivata e ho visto questo palazzo e mi è preso un colpo. E ho detto, ho pensato non mi prenderanno mai, perché era troppo bello. Ci fu un esame d'ammissione molto come dire, complicato, perché fu il 4 di novembre del 1966, cioè il giorno dell'alluvione di Firenze. Il primo impatto fu piuttosto brusco, perché il concorso, la prova scritta soprattutto, me la ricordo ancora come un momento abbastanza spaventoso tra centinaia di ragazzi, molti dei quali si sentivano molto più sicuri di me. Venivo dal liceo Massimo D'Azeglio di Torino. Ma devo dire che l'esame non mi sembrò difficile. Vicino di banco avevo un collega di concorso a cui cercavo di chiedere qualche informazione su Foscolo, le date eccetera, che naturalmente con la mano faceva in modo che io non potessi copiare. Alcuni giorni dopo ricevetti un telegramma a Firenze, non dalla scuola, ma da uno dei concorrenti, che gentilmente, lui era rimasto qui a Pisa, e che mi mandò un telegramma dicendo: Italo, sei ammesso alla scuola. La distinzione tra i laureandi e le matricole, eccetera, era data dal punto di vista logistico dal fatto che i laureandi, i perfezionandi, abitavano nel Palazzo della Carovana, Palazzo Vecchio, capito? E gli altri nel Palazzo Nuovo. E quindi ognuno di noi aveva una stanza, però non aveva un bagno personale come ora, né un telefono, ci mancherebbe altro, il telefono addirittura è stata una conquista molto posteriore. Aveva così la stanza, poi i bagni erano comuni. Il bagno era oltre le scale, per cui dovevo uscire, naturalmente quando ci stava lì uscivo, talvolta in mutande, diciamoci la verità, andavo. E per esempio mi è accaduto, paio di volte almeno, di non rendermi conto, di dire un po' di cose, uscire, per dire fate silenzio in mutande e trovarmi un pubblico di signore che stava entrando nel salone degli stemmi, perché c'era questa commissione. Allora a un certo punto si stabilì, insomma, di avvertire prima, dice oggi ritirata, tutti dentro, non si esce, perché passa il pubblico, insomma. La mattina ci svegliava la campanella, che era la campanella del risveglio, si andava nei bagni, si lavava eccetera eccetera, e poi suonava una seconda campanella che significava la colazione. Poi c'erano le lezioni via Santa Maria, alla, insomma, facoltà di italiano in genere la mattina, poi si ritornava in normale per le lezioni mattutine, io seguivo la professoressa Barocchi, ci aveva i due blocchi, due ore più due ore, pacchi di fotocopie così. Questa era una cosa innovativissima, la normale aveva la fotocopiatrice propria. Poi tornavo a mezza, tornavo alla scuola, mangiavamo, giocavamo a ping pong fino alle tre, tre e mezza. Ping pong, sì, ping pong un must, ping pong importantissimo. E poi cominciava questo lunghissimo pomeriggio di studio. In biblioteca praticamente tutto il giorno. A metà pomeriggio si andava a prendere un gelato alla Casa della Panna, che c'è ancora in via dei Mille. Ci si faceva una cioccolata in tazza con la panna sopra ed era, come dire, il nostro massima cosa di piacere che ci concedevamo. Però ci visitavamo molto, ecco, c'era molta vita di comunità, anche diciamo di visitazioni frequenti da stanza a stanza, perché eravamo lì, era tutto lì. Poi si andava a cena, sempre alla scuola, quindi viviamo molto in modo collegiale. Alla fine della mensa l'urlo era Aula G, c'era l'appello prima dell'assemblea. Chiunque, chi voleva, convocava l'assemblea. Aveva ordini del giorno che cominciavano con il funzionamento della mensa, continuavano con un esame critico moralistico di solito dei lavori che la scuola faceva sotto la specie dello spreco, continuavano con la decisione di mandare al presidente Ho Chi Minh un messaggio dell'assemblea degli studenti della scuola normale contrario ai bombardamenti di Hanoi, e mescolavano, diciamo così, il quotidiano, il particolare e l'universale con uno spirito che oggi definirei sanamente giovanile. La notte contava parecchio il portiere notturno, il
celebre marino, che era un signore molto piccino, anziano, severissimo, che teneva l'ordine durante la notte, cercava di evitare che rientrassimo dopo mezzanotte arrampicandoci per le finestre, perché allora bisognava rientrare entro la mezzanotte, i maschi. Le ragazze che vivevano al timpano dovevano rientrare entro le 10. Chiusa la porta, con gli ultimi ritardatari, alle 00:15, non poteva arrivare più nessuno, c'erano certi angoli di corridoio, certi crocevia di quella che era il cosiddetto Palazzo Nuovo, veniva chiamato allora, quello immediatamente alle spalle della facciata di Vasari e dell'ala antica dove avevo il privilegio di abitare io come docente. Ecco, lì cominciava una intensa vita notturna che durava fino alle 2-3 e poi era proverbiale il risveglio del normalista non prima delle 10, delle 11, anche di mezzogiorno. Allora c'era il razionamento in quegli anni, no? Quindi i pasti erano estremamente frugali ed estremamente anche monotoni, insomma. La sala da pranzo era composta da 4 grandi tavolate a ferro di cavallo, ognuna aveva a capotavola un professore fisso e ognuno di noi aveva sostanzialmente un posto fisso a tavola. Eravamo serviti da camerieri anche di un certo stile, giacca bianca. Non erano pasti luculliani, devo dire. La sera prima passava un foglio a tavola con le scelte. C'erano, sia per mezzogiorno sia per la sera, 2 o 3 scelte per il primo, per il secondo. C'era anche il dolce, mi ricordo, che se non ricordo male era 2 volte, era il giovedì e la domenica. La mia richiesta della carne opzionale al venerdì suscitò effetti traumatici nel corpo dei professori che tentarono di convincermi che si trattava di una tradizione nazionale, non di una tradizione religiosa che come tale andava rispettata. Ma avendo qualche sensibilità sindacale, io ho fatto anche sindacalista poi successivamente, unì alla richiesta in qualche modo ideologica della carne opzionale del venerdì il formaggio in più. Avevamo sempre fame, essendo giovani. Questo legò il fronte cattolico e il fronte laico e vincemmo. Il processo come avveniva in genere era, diciamo, un tipo di interrogatorio. Veniva imposto di salire sopra l'armadio. Con qualcuno che ogni tanto pigliava una brocca d'acqua o qualcosa di più di una brocca d'acqua e te la tirava addosso. Mi ricordo di essere stato messo in cima a un armadio e di aver risposto a domande. Ci fu la famosa notte che io riuscii fra la mia camera e quella del collega accanto che compiacentemente mi aveva dato le chiavi, riuscii a ospitare 8 matricole terrorizzate. Non ti lasciavano dormire la notte, c'era questa maledetta abitudine di passare ogni 2 o 3 ore nelle stanze delle matricole, siccome c'erano questi vetri zigrinati, di sfregare una moneta da 50 o da 100 sui vetri in modo che faceva un rumore terrificante e tu ti svegliavi di soprassalto. In fondo questo rapporto rude di contatto così poi creava un rapporto più stretto e immediato che non ci sarebbe stato se ci si fosse, così dire, sfiorati, insomma, no? Dati la mano e basta. Erano state eliminate dal senatore Gentile, ma e in questo Russo era d'accordo con lui. Sono entrate il primo anno con me, il primo lotto lì. E stavano lì al collegio timpano, quel piccolo però, ma no, venivano a pranzo con noi, eccetera. Era una certa signorina Zerboglio che sovrintendeva al funzionamento di quell'edificio. La signora Zerboglio lasciava che le normaliste, qualche normalista, potesse andare e rientrare quindi a mezzanotte e mezza, alla fine del teatro, purché però fossero accompagnate da un normalista di sua fiducia. Per esempio si diventava maggiorenne a 21 anni, quindi lei aveva una responsabilità. Le ragazze organizzavano un ballo al collegio timpano, con la regola che ciascuna di loro poteva invitare un amico, compagno, fidanzato, normalista o non normalista, non importa. Quindi una strana regola che causava tra i normalisti maschi, che eravamo molti di più in numero, come dire, da un lato una qualche competizione, dall'altro un qualche rifiuto. Ci venivano a trovare i nostri compagni, però avevamo 2 grandi stanze al timpano dove c'era anche un
ricordo di aver ascoltato lì le prime canzoni di De André, per dire, no? E però in camera non era possibile. E a mezzanotte bisognava essere, mi ricordo, durante le assemblee calde dell'occupazione, che ce n'erano tante, sia a lettere che a fisica, un quarto a mezzanotte c'era il travestio delle normaliste che andavano via. Bisognava fare 5 esami nella sessione estiva e uno solo nella sessione autunnale, ed era la famosa geografia per noi, che era un po' lo spauracchio. Io ricordo che avevo un corso sull'uomo in mare, cui dovevo imparare a memoria tutte le tonnellate di sardine in tutti i mari del mondo. Naturalmente non le imparai e venni rigorosamente bocciato, uscii di normale e dovetti rifare il concorso. Al mio anno lo perdemmo quasi tutti il posto. Nel frattempo, cioè in tutti i mesi che precedevano la sessione estiva, noi eravamo tenuti a seguire dei seminari qui alla scuola normale. Noi avevamo il colloquio, che allora era determinante. Determinante, perché nel giudizio della collettività, come avevi fatto il colloquio, il risultato del colloquio era determinante. Il colloquio è già un mettersi davanti a una ricerca fin dal primo anno, insomma. C'era questo obbligo di presentare un argomento, di lavorare su un argomento a scelta, naturalmente appartenente alla propria area di interesse, che si svolgeva di fronte ad una commissione della normale. Per colloqui io li ricordo come un momento di grande tensione. Era abbastanza problematico scegliere l'argomento, delimitarlo, è la prima cosa che si impara, no? Si entrava, si usciva con questo piccolo giudizio che veniva sottoposta a interpretazioni talmudiche assolutamente sottili, per cui si spaccava l'aggettivo in quattro per cercare di capire se uno era meglio dell'altro e via dicendo. La maggior differenza rispetto ad oggi è che la normale non aveva un corpo docente proprio, se non un docente per la classe di lettere e un docente per la classe di scienze. Gli altri erano incaricati, normalmente docenti famosi o dell'Università di Pisa o di altre università, che venivano qui. Quindi ricordo, ecco, da questo punto di vista, come grandi maestri, insomma, Delio Cantimori, da cui non si andava prima del terzo anno. Il seminario di Cantimori, il seminario di storia, era obbligatorio. Era obbligatorio il seminario di filologia classica, tenuto da Giorgio Pasquali. Questa era, per noi era una scoperta, scoperta diciamo intellettuale, di studio, ma anche scoperta umana. Da ricordare un'altra cosa importante, che in quella famosa mensa con i tavoli a ferri di cavallo che ho detto, ogni tavola aveva dei professori, e erano professori di materie letterarie e di materie scientifiche in modo indifferente. Quindi conobbi, apprezzai, allora eravamo tutti un idolo, ed era Francesco Orlando. Ci si spostava da quella che allora si chiamava l'aula Luigi Russo alla quella che allora, certamente adesso non è più, era la sala da pranzo come collocazione, e si prendeva posto, e molto spesso il discorso appena interrotto a lezione continuava, magari suscitando orecchie interessate anche da parte di qualche fisico, chimico, matematico non privo di cultura letteraria. Seguivo i suoi corsi di letteratura francese, ne ricordo uno su Mallarmé, uno su Proust, e certamente è stato quello che mi ha aperto la testa più di tutti, insomma, che mi ha avviato proprio alla critica letteraria. Orlando ebbe un ruolo notevole, fu molto presente, ma per esempio De Giorgi, grande figura che è stata De Giorgi, passava la serata con gli studenti, a volte era considerato con terrore perché attaccava dei bottoni incredibili, in quanto ti prendeva come spalla, diciamo così, perché doveva sviluppare certi suoi ragionamenti, a volte anche matematici, e poteva beccare anche un letterato e non ci si liberava più. In quegli anni De Giorgi era forse veramente il più grande matematico europeo, sicuramente, cioè aveva fatto delle cose nel 68 in particolare, prima che noi arrivassimo, delle cose che poi dopo io capii da laureato, da ricercatore di matematica, forse il massimo della sua carriera di ricercatore. E lui fece invece un corso della scuola normale estremamente semplice, o meglio, apparentemente semplice. Ti lavavano la roba, mangiavi servito a tavola, cosa mai vista né prima né dopo. Ti facevano la stanza la mattina, io a casa ero abituato a rifarmela. Insomma,
Meglio di così, i libri a disposizione, professori straordinari, anche colloquianti. In certa misura, diciamo, io sono oggi, dopo tantissimi, dopo 40 anni, sono anche il frutto di quel momento straordinario. Lo devo alla Normale, la Normale è stata veramente la chiave per il mio futuro. Ma non lo dico in senso retorico, lo dico perché esattamente quello che è successo e che credo sia successo a tantissime persone. Se dicessi che sono stato sempre lieto e contento, direi una bugia, perché è chiaro che spesso e volentieri venivano momenti, no, di tristezza e compagnia bella, ma questo è ovvio, no? Specialmente quell'età lì. No, però dico, io sono felicissimo di aver fatto il concorso, insomma, ecco. Quello che la scuola mi ha dato, e io su questo ho sempre anche insistito, mi ha dato un abito mentale. Diciamo, una buona abitudine allo strabismo, innanzitutto. Beh, la pignoleria, cioè la voglia di andare a verificare sempre i dati. Dell'esperienza della Normale, sicuramente è chiaro che quello che ti danno i professori, quello che ti danno i corsi è importante, però per me la cosa più importante è stato l'incontro con i colleghi, con gli altri normalisti. Il vero vantaggio di essere normale è quello di incontrare compagni con interessi altrettanto vivi dei nostri e che possono parteciparsi a noi, e così come noi possiamo parteciparli a loro. Però cavolo, ho fatto la Normale e lo dico sempre, perché sono veramente orgogliosa di questo.